Questa relazione domani mattina procedo subito a dare le dimissioni perché mi sembra di aver capito che la responsabilità è tutta del sindaco, mi sembra, o comunque Roberto se quel fascicolo me lo passi perché poi posso trovare dei riferimenti. Passo ora la parola all'ingegnere Cesare Spuri che è già stato capo della protezione civile delle Marche e ora direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma del 2016 a cui va anche il nostro più sentito ringraziamento a nome mio personale di tutta la città di Chiaravalle per l'enorme lavoro che sta facendo l'ufficio diretto dall'ingegner Spuri proprio per far fronte alle esigenze derivanti quindi dal terremoto, dal sisma del 2016. Prego ingegnere. Buonasera, grazie a tutti, grazie sindaco, grazie a tutti gli intervenuti, ho ascoltato con estrema attenzione tutti gli interventi, c'è sempre molto da imparare e molto da confrontarsi su questi aspetti e non si finisce mai di arricchire un po' la propria esperienza, non tanto per cercare un modello ottimale di applicazione di una ricetta che valga per sempre, ma per tendere sempre di più a eliminare quei fattori che necessariamente in procedimenti complessi, composti di tanti anelli potenzialmente deboli, rischiano di poter far saltare tutta una serie di equilibri che riguardano la legalità, l'efficienza, la sicurezza e quant'altro. E io credo che siamo in un momento di grande fluidità, in cui dobbiamo ancora una volta e purtroppo ancora una volta dopo una tragedia fermarci e riflettere se finalmente riusciamo a fare qualcosa che abbia un senso di definitivo, a sfuggire a questo nostro, diciamo così, karma mediterraneo della perdita di memoria di quello che è successo. Il fatalismo che ci uccide 3 anni dopo il terremoto, perché ormai è andata, quando verrà un altro terremoto? Ora lo stiamo sperimentando nelle Marche, non sono passati nemmeno 20 anni. Il 24 di agosto, qualche giorno prima, nel servizio protezione civile della Regione Marche, stavamo cominciando ad ideare quello che poteva essere una, diciamo così, una celebrazione dei 20 anni del terremoto del 97. E avevamo pensato a Colfiorito di installare un campo come quelli che avevamo fatto 20 anni prima. Anziché però ovviamente portarci le persone e fare una festa, un ricordo, diciamo così, l'epilogo di un momento molto difficile. E invece i campi li abbiamo fatti il 24 d'agosto. Purtroppo questo ci ha riportato tutti indietro di 19 anni e ci ha messo nella condizione di dire: un uomo può avere sopra di sé degli eventi calamitosi importanti, tragici, anche più volte nella stessa regione. E se questo è vero, allora quello che sta dopo, quello per cui arriva dopo la protezione civile, vale a dire la prevenzione, non può essere rinviato fino all'infinito. Oggi le norme che sono arrivate ci parlano finalmente che nei territori colpiti dal sisma ci sarà la valutazione della vulnerabilità di tutti gli edifici scolastici a carico delle somme delle risorse statali e questi studi saranno obbligatoriamente pubblicati e disponibili a tutta la popolazione. Non è più pensabile, anche se ciò è difficile da gestire per chiunque, che non si sappia se gli edifici scolastici hanno o non hanno una determinata resistenza. E dovremmo essere tutti, io credo, intelligenti e saggi nel leggere i risultati, perché questo è il mondo in cui viviamo, perché questo è il mondo degli immobili che abbiamo. Ed è evidente che se degli immobili hanno superato degli eventi sismici e hanno dimostrato determinate caratteristiche di resistenza, e i calcoli dimostrano comunque che possono avere delle vulnerabilità, la soluzione non è lì dietro l'angolo, la soluzione è in quei progetti di lunga durata, pluriennali, in cui lo Stato italiano
nel corso degli anni ha pur dimostrato di avere capacità, forza, intelligenza e programmazione per risolvere problemi importantissimi. Io penso alla legge 457 del 78, un piano decennale di edilizia pubblica che in quegli anni è riuscito a dare l'80% delle abitazioni in proprietà a un popolo che non le aveva. Ma questa capacità di programmare, partire da oggi, anche in tempo di pace, avere in mente il raggiungimento di uno standard che sia di sicurezza, è un elemento di civiltà. Il fatalismo in questi casi, e lo viviamo, è solo barbarie, è solo recrudescenza di un qualcosa che non può aiutarci. Dopodiché è inutile piangere come abbiamo pianto tutti a Arquata, a Matrice e dalle altre parti, quando la mattina del 24 abbiamo visto quello che c'era. Questo è la parte finale, e questo momento di fluidità deve essere raccolto e deve essere ben congegnato. I sindaci sono nella posizione di prua della nave che affronta un'emergenza. Subito dopo, tolte con la legge del Rio le competenze alle province, regione col servizio di protezione civile. Ma diciamocelo chiaramente, i servizi di protezione civile in tutti gli enti locali, a parte pochissime esperienze, fra cui annovero, non perché sono stato direttore, ma perché è così e riconosciuto anche dall'esterno, hanno sempre relegato nella parte della prevenzione della protezione civile elementi di secondario interesse, senza capire che la protezione civile funziona non quando c'è stato l'evento, ma quando prima l'hai preparato. Più hai lavorato prima, più funzioni dopo. Dopo non riesci a funzionare se non sai come si insedia un COC, un centro operativo comunale. Dopo non funziona se non hai fatto le tue esercitazioni su come si monta una tenda. Dopo non funziona se non hai imparato a come organizzare una squadra per spegnere un incendio. Questo deve entrare nella nostra mentalità. E questo, ancora una volta, non è il solito piagnisteo, ma occorre che abbia una sua chiara codifica, una chiara destinazione, una chiara risorsa, perché solo con questo arricchimento noi potremo fronteggiare quello che la natura ci regala costantemente, perché è nella sua essenza. La natura, aiutata dall'uomo per tutto quello che non fa o che fa malamente, ci rappresenta sempre cos'è. È una cosa immensamente più grande di noi. Qualunque alluvione, qualunque frana, qualunque valanga, qualunque incendio, qualunque terremoto sono lì a dimostrarci che noi possiamo cercare. Io onestamente non credo che l'uomo possa vincere la natura, però possa aumentare di un po' le capacità di non essere da essa annientata, sì, e questo è un dovere. E spero vivamente che questo sia presente nelle norme che oggi vedono un varo. Ormai questi anni, 2000, vado indietro, 2012, 2009, 97, in questo sistema che oggi c'è, che solo ad oggi nelle Marche, parlo di emergenza ancora, perché ricostruzione, noi dobbiamo aver presente una cosa, non c'è stato, le Marche hanno circa il 70% dell'intero danneggiamento del sisma del centro Italia. Abbiamo oltre 100 comuni, 2700 opere pubbliche, 80 municipi inagibili, 160 scuole da dover rimettere a posto che sono state evacuate. Il danno, diciamo, quello emotivo, quello relativo all'aspetto umano, purtroppo ha mietuto tantissime vittime alla Matrice. Il 24 agosto ne ha mietute molte anche ad Arquata del Tronto, ma il disfacimento territoriale nelle Marche è di gran lunga superiore alle altre regioni, non è ovviamente una, però noi ci troviamo di fronte a un cataclisma. Paesi come Castel Sant'Angelo sul Nera hanno il Nera che è cresciuto di 4 volte di portata. Significa che il fiume oggi scorre nelle strade. Significa che non c'è un posto in tutto il territorio comunale dove mettere una casetta provvisoria, figuriamoci di mettere a posto quelle precedenti.
Dobbiamo sapere che in queste situazioni la Valnerina è chiusa e forse riusciremo ad aprirla fra qualche mese, ma con dei lavori impensabili, pazzeschi. Dobbiamo sapere che Arquata del Tronto, Pescara del Tronto non potranno stare più lì, perché effetti di amplificazione di 4-5 volte hanno fatto sì, e chi ci va a vederlo se ne rende conto, che un posto venisse assolutamente cancellato. Non è il terremoto del crollo della casa, è una devastazione e un cataclisma, e rispetto al quale nella società odierna, in cui comunicazione, rapidità, effetto e risultato immediato sono parole sempre d'ordine e sempre precise, si tende completamente a dimenticare che cosa significa gestire 10 milioni di euro al mese per pagare gli alberghi dove sono dentro 10.000 persone. Che cosa significa gestire 32.000 sfollati? A luglio, voi sapete che c'è una grossa emergenza a livello nazionale nei Campi Flegrei e nel vulcano e a Napoli, nel Vesuvio. E tutte le regioni si sono gemellate, ciascuna con due comuni della cinta Flegrei e del Napoletano. E a giugno col Dipartimento della Protezione Civile dicevamo, allora, i nostri due comuni con cui ci siamo gemellati sono circa 40.000 abitanti, se dovesse esserci del fenomeno vulcanico, come faremo ad ospitare nelle Marche? E pensavamo come poter ospitare 40.000 persone. E il test, il destino, diciamo così, ha voluto che lo dovessimo sperimentare subito dopo. Ma quando tu hai 30.000 persone fuori casa, e fuori casa nelle zone della montagna può significare per sempre, quindi gli puoi chiedere, perché non puoi fare diversamente, fratelli, qualche mese state da una parte, ma noi dobbiamo riportarli su. Vengo quindi al tema di oggi. Che significa riportare nei luoghi le persone? Significa in questo momento preparare circa 2.300 casette in circa 80 villaggi, quindi significa realizzare circa 80 lottizzazioni contemporaneamente, ordinare 2.300 prefabbricati, comprare separatamente 1.000-1.500 appartamenti nella disponibilità che c'è, e mettere insieme tutto questo contemporaneamente in modo tale da cercare di riuscire entro l'agosto, il settembre di quest'anno di ricreare queste comunità degli avatar, la scuola è provvisoria, l'attività produttiva è provvisoria, il tabaccaio è provvisorio, però stanno lì, la casa è provvisoria, però possono vivere lì e lì vedere la ricostruzione che arriva. Questa è un'operazione in 8 mesi che muoverà complessivamente circa 500 milioni di euro. La massa di denaro che si muove solo in questo momento di emergenza è impressionante e si muove contemporaneamente. E qui il 24 d'agosto ha segnato infatti un evento radicale, tragico. Ma era pur limitato ad alcuni comuni e ad alcune comunità. Quando dal 26 e 30 ottobre si è esteso ad altri oltre 100 comuni, quando il 18 di gennaio se ne sono aggiunti altri 20 comuni del Teramano, noi stiamo dicendo che quel sistema non è più appannaggio di un solo attore. La nomina del commissario Errani per la ricostruzione, abbiamo parlato molte volte di questo aspetto, è di settembre, e il commissario avrebbe centrato in sé tutta una serie di funzioni. Dopo il 26 e il 30 ottobre si è dovuta fare una riflessione enorme, e questa riflessione ad oggi ha dei conflitti importanti con il nostro sistema di tutela della legalità e della prevenzione dalla corruzione. Perché? Perché nell'impianto originario
un commissario, uffici speciali per la ricostruzione, a cui è deputata, era, adesso è stata modificata la legge, pianificazione urbanistica, progettazione di opere pubbliche, definizione delle intere pratiche sotto forma di sportello unico attività produttive. Quindi un commissariamento dell'attività amministrativa locale, abbastanza pesante come impostazione. Unica stazione appaltante in Vitalia, società del MEF, unica. Quindi intervento forte, il legislatore sostanzialmente dice: io voglio evitare che ci siano mille rivoli, no, che possono magari sfuggire a una corretta e uniforme interpretazione delle norme, cerco di darmi 1, 2, 3, 4 punti fissi, non di più, e con quelli lavoro. Questo è svanito dopo il 26-30 ottobre e oggi si è ritornato al sistema di gestione locale in cui il comune è l'ente da cui si muove le operazioni di progettazione, rimane in Vitalia come unica stazione appaltante, e in questo però cominciamo a vedere tutta una serie di difficoltà, perché noi ovviamente parliamo di quello che deve essere in modo assoluto un tracciato chiaro, limpido, trasparente, rinvenibile, conoscibile, consultabile da parte di chiunque. E in questo il sistema dell'attuale normativa permette una tracciabilità di qualunque tipo di denaro si muova. Tra l'altro i detentori del contributo sono quelli che non vendono soldi. I soldi si ritirano in banca sul conto corrente solo a carico di chi ha eseguito materialmente i lavori. Quindi io, proprietario della casa, non vedo il contributo. Però è chiaro che facendo in questo modo noi stiamo ritornando a lavorare con tutte le amministrazioni comunali colpite, che negli ultimi 10 anni hanno subito colpi mortali nella propria efficienza amministrativa. Quanti segretari sono a scavalco nei comuni con 1.500 abitanti? Quando un comune ha il 95% delle abitazioni andate a terra, non ha più un'attività produttiva, non ha più una scuola, non ha più un municipio, non puoi lavorare con un segretario comunale che lavora un giorno da te e gli altri 2 giorni dall'altra parte. Non puoi lavorare con il tecnico lo stesso che condividi con altri 3 comuni. E se tutto quello che serve, torna quindi la protezione civile, deve essere necessariamente utile per poter dare la risposta, legalità, trasparenza, prima di ogni altra cosa. Ma le persone devono anche vivere, le persone hanno bisogno di risposte in tempi che siano compatibili con la loro vita. Se a Santa Maria in Via il campanile che è crollato non apriamo e non tiriamo via quelle macerie entro i prossimi 30 giorni, l'hotel I Duchi, che sta 100 metri più su e che ha 100 posti letto liberi e che non ha avuto un danno, quello va in fallimento, quello chiude. Questa cosa, nel momento in cui dobbiamo andare a spostare delle macerie, deve fare il paio con un meccanismo che permetta, con tutti quelli che possono essere i criteri di trasparenza e di legalità, di poter operare con tempestività. La prima gara che è stata fatta per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del primo villaggio di Casette a Pescara del Tronto, non essendoci deroghe in pratica di alcun tipo se non sulle tempistiche della pubblicazione, ha visto partecipare oltre 200 ditte. Ma se tu devi fare un lavoro e c'hai 3 mesi di tempo per farlo, devi fare 2 milioni di euro di lavoro, e devi poi installare 100 casette lì sopra, puoi impiegare 2 mesi per fare una gara? Cosa preferisci come alternativa? Io questo lo dico a vedere. Allora, io come alternativa arrivo a quello che può essere una valutazione. Alternativa privata, vai. No, io dico che ci devono essere determinati pesi, determinati contrappesi, ma bisogna capire che quando c'è un momento di emergenza, che non può essere che quel momento di emergenza ci porti a essere onnipotenti su qualsiasi cosa,
ma quando è invitato, lo dico meglio, o quando dici che inviti 36 ditte dell'intera regione colpite dal sisma e quindi garantisci una concorrenzialità, garantisci la possibilità di fare un lavoro, garantisci la capacità di effettuare una gara con qualche giornata, non ti puoi sentir rispondere no, deve essere un bando aperto a tutto quanto il territorio nazionale, perché così non si fiaccano le caratteristiche di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità. Così forse c'è altro. Io dicevo sempre che essendo abituato a pensare male, magari tenere troppo aperto il bando sul territorio nazionale, magari se no, così lo dico subito come è andato a finire che quell'appalto alla fine è stato aggiudicato, forse sarebbe andato nello stesso modo, ma evidentemente i rischi si sono talmente accumulati e siamo sotto 2 o 3 ricorsi, e a quel punto non puoi dare al responsabile, che pure se le deve prendere le sue cose e la mano non gli deve tremare anche di fronte a una sospensiva, vabbè c'è la sospensiva però c'è il contratto firmato, vado? Perché non mi posso fermare, perché non posso non tirar via le macerie dal posto dove devono andare le casette di Arquata del Tronto, perché non posso andare nell'albergo di San Benedetto dove stanno i terremotati e spiegargli che non ho rispettato il tempo. Chiaro questo? Quindi questo compromesso bisogna che lo troviamo. E io ho ascoltato davvero con molto interesse l'intervento del dottore, quando soprattutto ha parlato dei termini della semplificazione. Questa catena che sta dietro una tragedia come quella del terremoto inizia subito ad avere dei punti deboli. La richiesta del sopralluogo, il sopralluogo, la scheda, la messa in sicurezza, la perizia giurata, sono tutti passaggi che ogni qualvolta vengono fatti, ogni qualvolta generano una richiesta, un atto, un'assunzione di responsabilità, un contratto, e sono tutti elementi che allungando tutta la catena ne ostacolano la facile comprensione e soprattutto evidenziano in tutti i giunti possibilità di poter avere qualche problema. Allora una giusta esemplificazione: nel terremoto del 97 io denunciai 130 professionisti che nella definizione del livello di costo della propria riparazione, diciamo che gli erano scappati dei livelli di costo più alti rispetto al danno che avevano subito. Ci fu 130 segnalazioni. Io mi limitai a fare questa osservazione, che rispetto a tutti i controlli che avevamo fatto, che prevedeva la legge, denunciare 130 situazioni rispetto a 13.000 pratiche era, dal mio modo di vedere, un'ottima fisiologia. Se ce ne fossero state 0 sarebbe stata patologia, se ce ne fossero state 5.000 sarebbe stata la patologia. Ma tutto questo si è potuto concretizzare, e quella, a mio modo di vedere, poi ovviamente nella rete forse qualche pesce potrà anche essere uscito, però noi non abbiamo avuto morti nel terremoto del 26 e del 30, perché una ricostruzione fatta, ancorché con le case danneggiate e con il miglioramento sismico, non si è portato via nessuno di quelli che stavano dentro casa, la gente è potuta uscire, quindi la sua funzione l'ha avuta. Poi la comunità scientifica si interroga dicendo: ma avremmo dovuto prevedere l'adeguamento sismico e non il miglioramento quella volta? La comunità scientifica individua quelli che sono i suoi criteri. In quell'occasione, con un unico atto, che era al tempo stesso concessione del contributo, autorizzazione sismica e autorizzazione all'inizio dei lavori, contenuto in una pagina, si chiudeva un'istruttoria effettuata all'interno di un solo ufficio. E questo ha dato dei buoni frutti. Io lo dico, io sono della squadra, sono un responsabile, sono uno di quelli che quando le cose non vanno bene mi devo prendere le mie responsabilità.
ma quando ho visto il primo decreto di concessione del contributo di questa ricostruzione, ho visto un documento di 40 pagine, io questa riflessione l'ho fatta, in quel documento di 40 pagine c'è scritto l'universo mondo, visto che siamo partiti, che abbiamo visto che c'è stato, che tutto quanto, alla fine si determina quella situazione. Però tutto questo è frutto, secondo me, di un'abnorme produzione normativa, e sposo in pieno la tesi, fiducia, regole chiare, certe, e pesante sanzione se non si rispetta quello che sta alla base. La pesante sanzione può essere anche, l'interdizione dal continuare nell'ambito progettuale, se parliamo dei progettisti, o dall'essere esclusi dalla whitelist, dal numero delle ditte. Non ci siamo ancora a questo punto, ancora siamo nel dire tu non devi prendere più di tot incarichi, perché se prendi più di tot incarichi non fai cosa. Tu non devi fare questo, ma devi prima moltiplicare, poi vedere, poi... secondo, no? 70, 80, e questo determina confusione. Nella confusione poi arrivano quelli che fanno i miracoli, poi arrivano quelli che ci penso io, e questo noi non lo possiamo tollerare. Quindi è un momento di... è un momento per noi di riflessione e di messa a punto un po' di un sistema. Gli uffici della ricostruzione, che in questo momento sono a Macerata, ad Ascoli Piceno, hanno quasi 100 dipendenti. 80 di questi ancora lavorano nell'emergenza. Noi dobbiamo riportare le persone vicino i propri centri, far riaprire la parrucchiera, rimettere in piedi il ristorante, garantire un minimo di flusso turistico, riportarli a vivere seppur in modo temporaneo. E su questo Protezione Civile, Ufficio di Ricostruzione, siamo un unicum. Ma intanto che facciamo questo, però, e ci predisponiamo l'architettura rispetto alla quale andare a spendere questi prossimi 20-30 miliardi l'anno, ma 3 ne sono già pronti come credito d'imposta. Spendere 1 miliardo l'anno significa essere dei fulmini nella pubblica amministrazione, quindi significa avere già lavoro intenso per almeno 2-3 anni. Ecco, io credo che su quelle norme che ci stiamo dando, su quelle ordinanze con le quali, questo è un dibattito molto, molto fluido e continuo, noi dobbiamo riuscire a cercare quel giusto equilibrio, perché è indubbio, e questo io lo dico da tecnico della pubblica amministrazione ormai da 35 anni, io non ci sto ad essere preventivamente considerato con sospetto, non ci sto, io rivendico la capacità, non voglio dire mia, ma di tutta una serie di persone a saper gestire in modo distaccato, equo ed unanime anche risorse di denaro importanti. E su questo io penso che anche la figura delle persone debba essere rivalutata. I regolamenti sono vestiti su misura, o ti vanno bene o rischiano di starti comunque male. Il sistema, il modo come lo affronti, le persone che scegli, i criteri con i quali c'è un marcamento a vista incrociato di tutti, nessuno ha un'esclusiva, tutti lavoriamo sulla stessa cosa. Tutti siamo a geometria variabile, tutti siamo coscienti di quello che fanno tutti gli altri, tutti stanno così nella ricostruzione delle Marche del 2016, e se qualcuno suona male si vede subito. Ecco, come questo possa essere codificato può essere un argomento interessante, però indubbiamente c'è una necessità enorme, lo avvertiamo tutti i giorni, incontro a Caldarola, tra quello che la gente vuole e pensa che gli debba dare la pubblica amministrazione, che non può essere un soggetto unico, perché se lo fa il soggetto unico i tempi diventano quelli che sono, e quello che bisogna saper dare salvaguardando in tutti i modi, diciamo, la regolarità della grande massa del denaro che si andrà ad utilizzare.